Nel 2003 Vito Valentino aveva solo 17 anni, il 23 luglio si mise alla guida di uno scooter e accompagnò Vito Valerio nel bar del Rione Stanice, in cui quest'ultimo sparò contro Domenico D'Ambrosio, uno spacciatore che aveva osato non chiedere l'autorizzazione agli Striscioglio. 12 anni dopo, la squadra mobile di Bari ha arrestato con l'accusa di omicidio aggravato Vito Valentino, ora trentenne, e Vito Valerio, 38 anni, già rinchiuso nel carcere di Vibo Valentia. Le indagini archiviate nel 2009 sono state riaperte con le dichiarazioni di quattro pentiti e grazie ai riscontri arrivati dalla pistola usata, arresti importanti per il questore di Bari perché Valentino è ritenuto il personaggio emergente della criminalità barese. È un personaggio sicuramente di spicco sia per la sua storia criminale, viene 12 anni di prigione, sia per la storia familiare e sia perché noi riteniamo da quando è uscito da marzo di galera si è mosso per riapprobarsi di parte di territorio di questo capoluogo. Con gli arresti sono state compiute anche delle perquisizioni in una videoteca a Libertà e in un deposito nei pressi di Via Napoli. Gli uomini della mobile hanno trovato un vero arsenale, 5 pistole, 2 fucili, altre armi a salve da modificare. Erano conservate da Tommaso Panza, un incensurato 74enne, e da Stefano Filogrosso, 47 anni, accusati di detenzione illegale di armi e ricettazione.